Ragazzi, non l'ho sentito, apriamo sì o no? Sì! Un saluto, così. Pronti? Uno! Uno! Cerimonia toccante questa mattina per la riapertura a distanza di un anno della scuola elementare Risorgimento dopo la chiusura a causa degli eventi sismici e con le vicende legate all'inagibilità della struttura. A tagliare il nastro il sindaco Maurizio Brucchi con gli assessori Franco Fracassa e Caterina Provvisiero e con la presenza della ditta Fabbi che ha ristrutturato il plesso. Tra gli oltre 150 alunni presenti ed entusiasti, un emozionato primo cittadino ha poi incontrato i genitori nella rinnovata e ristrutturata palestra, illustrando nel dettaglio i lavori e dando appuntamento a giugno per il completamento del secondo lotto, grazie anche ai fondi destinati dal Conad Adriatico. Questa era, diciamo, una scuola che era chiusa da oramai un anno, abbiamo fatto degli interventi importanti, spendendo circa 400.000 euro, migliorandola da un punto di vista antisismico e poi facendo tutta una serie di interventi e di accorgimenti che sono sotto gli occhi di tutti, anche con la nuova palestra che è stato un intervento richiesto ed importante. Completiamo un lavoro sulle scuole, un buon lavoro, che se ne dica, un ottimo lavoro che questa amministrazione ha fatto e il lavoro continua. Perché non ci fermiamo qui, oggi è solo l'inizio di una fase di adeguamento e di miglioramento di questa scuola, perché qui gli interventi continueranno quest'estate, abbiamo 800.000 euro ancora da spendere su questa scuola, i fondi di Conad che ringrazio ancora per aver destinato 350.000 euro a questa scuola e i fondi del terremoto, quindi questa scuola verrà migliorata ed adeguata da un punto di vista sismico e faremo tanti altri interventi. Oggi è un grande giorno, riparte la scuola Risorgimento, un grande giorno soprattutto per gli alunni. Per gli alunni certamente che hanno ritrovato il loro luogo, il luogo del passato, abbiamo soltanto i bambini di prima che non conoscevano questa struttura. Una scuola che ha rappresentato la storia della nostra città, dove sono andati tanti nostri cittadini. La riapertura della scuola rappresenta veramente un evento perché ogni scuola è il luogo di democrazia. 150 alunni frequentano questa scuola. Sì, 150 alunni, tante maestre, tanti assistenti educativi, i collaboratori scolastici. È una squadra fortissima che lavora ogni giorno per dare il meglio ai bambini, ma anche per avere un arricchimento personale. Brucchi non ha lesinato sul finale anche delle stoccate sui ex alleati. Ma guardi, siamo in democrazia, ognuno dice quello che vuole, c'è qualcuno che parla dopo tanti anni che non si è fatto vivo, ci sono altre persone che invece, ma io rispetto il pensiero di tutti, però insomma io ho un mandato degli elettori che intendo rispettare.